sono Giulianna e faccio parte di Aldi Global Sourcing Italy. Il piatto che vi presento oggi sono pieroghi ruschie, un piatto che mangiavo spesso a casa mia, anche se non è un piatto tipico della mia regione, che è diventato nel frattempo il piatto preferito di mio marito, che è un italiano doc, e quindi se lo prenota sempre da mia mamma ogni volta che andiamo lì. Per preparare i pieroghi, che sono dei ravioloni italiani, ci servono i seguenti ingredienti. Allora, per l'impasto usiamo la farina, l'acqua, un uovo e un pizzico di sale. Invece per il ripieno servono le patate, formaggio, cipolla, aglio, sale, pepe e il burro. Per condirli invece useremo la panna acida in grandi quantità e burro con soffritto di cipolla. Iniziamo dall'impasto. Per prepararlo prendiamo la farina setacciata, l'uovo e li uniamo con l'acqua tiepida poco per volta. Lavorate l'impasto finché non diventi elastico e morbido e lasciatelo a riposo 30 minuti sotto una ciotola. Stendete l'impasto non troppo sottile e ritagliate dei cerchi o con un bicchiere oppure con uno stampino apposta. Passiamo adesso alla preparazione del ripieno. Fate bollire le patate nell'acqua salata, fatele raffreddare e schiacciatele con lo schiacciapatate e il formaggio. Soffriggete la cipolla con il burro, dopodiché alle patate con il formaggio aggiungete la cipolla soffritta e anche l'aglio tritato. Mettete adesso un cucchiaino di ripieno su ogni disco e richiudetelo con l'utilizzo di forchetta oppure usando lo stampino. Vi do un consiglio. Man mano che li preparate, copritele con un panno, perché altrimenti si rischia che si secchino e che si rompano durante la cottura. Fate adesso bollire i ravioloni in acqua salata, mescolateli ogni tanto delicatamente e da quando vengono a galla cuoceteli per altri 3 minuti. Noi oggi come formaggio abbiamo usato il quartirolo lombardo, però si potrebbe anche usare la ricotta, anche se nella ricetta originaria andrebbe twaróg, che è un formaggio tipico polacco. È interessante a vedere quante analogie ci sono tra la cucina e il lavoro. Per fare un buon piatto ci vogliono passione, precisione e tanta concentrazione. E sono gli stessi ingredienti che uso anche quotidianamente nel mio lavoro. Credo che gli ingredienti indispensabili per creare una squadra vincente siano tanta collaborazione, dedizione, voglia di mettersi in gioco, pazienza quanto basta e un pizzico di divertimento. Una volta scolati i ravioli, metteteli nel piatto, versate sopra il burro con la cipolla soffritta e mettete a fianco un cucchiaio di panna acida. Ed ecco qua il piatto pronto, pieroghi ruschie. Smacznego!